Come recita questa targa, benvenuti nella città di Aversa. Questa è un'aiuola fondamentale per la città, già che, come abbiamo letto, dà il benvenuto a chi arriva da Aversa ed è un'aiuola tra quelle adottate che dovrebbe essere appunto curata da coloro che l'hanno adottata. In realtà, guardate, l'aiuola si presenta come un ammasso di erbacce che stanno crescendo, che non vengono rimosse nella maniera corretta. Addirittura abbiamo piante che stanno appassendo, a dimostrazione della cura che si ha di questa aiuola, che dovrebbe augurare il benvenuto a chi arriva ad Aversa. Ora, se questa aiuola fosse davvero curata, si dovrebbe essere una erba a raso, non dei rametti di erbaccia, così come li stiamo vedendo. Erbaccia che nasconde anche dei rifiuti abbandonati da persone incivili, sicuramente, ma comunque ci sono. Erbaccia che cresce fra quelli che dovrebbero essere dei sassi di abbellimento o sassi abbandonati, non si sa. Però l'erbaccia c'è. E la cura di questa area verde sembra essere completamente assente. Di sicuro c'è che è trascurata, come dimostrano ancora le immagini. Senza dubbio qualcuno deve intervenire, possibilmente che ha deciso di adottarla dovrebbe provvedere quantomeno a proporre, ad organizzare una pulizia della aiuola periodica, facendo in modo che l'erbaccia non abbia il tempo di proliferare. Ci auguriamo che qualcuno ci ascolti. Un'altra aiuola importante per l'immagine della città è quella che si trova intorno al monumento di Domenico Cimarosa, posta alla stazione ferroviaria di Aversa. Anche questa, come è possibile rendersi conto, si sta trasformando in una boscaglia di erbacce, benché sia stata affidata ad una associazione indicata da questo cartello. Ovviamente anche qui è un problema di programmazione della pulizia dell'area, che dovrebbe essere periodica e fatta in modo tale che su questa area ci fosse soltanto della erbetta a raso, se la si vuole davvero considerare un'area simbolo. In realtà non è così. In pochi mesi da che è stata ripulita, l'erbaccia comincia a crescere e a diventare alta. Se ne vede un po' dappertutto e a breve, se non ci sarà un intervento, nuovo intervento di pulizia, quest'area tornerà così come era in passato. Un'area verde abbandonata. E non è l'unica, giacché anche quest'altra seconda area verde antistante la stazione, affidata ad una associazione, si sta trasformando in una area piena di erbacce. Eccole, ve le mostriamo
sono belli questi fiorellini nati spontaneamente, ma l'erbaccia comincia a crescere, a diventare alta. Se questa aiuola è curata da un'associazione, c'è poco da dire, è trascurata dall'associazione, già che anche la parte esterna lascia a desiderare. Il muretto è cadente e in alcuni punti c'è qualche deposito di materiale di risulta. Però quello che conta è l'erbetta. L'erbetta piena di fiori, sono tutti fiori che crescono naturalmente e che circondano letteralmente il simbolo dell'associazione che ha adottato questa aiuola. Possibile che sia questo quello che si intende per adottare un'aiuola? Possibile che nessuno se ne accorga? Per chiudere il servizio vi mostriamo delle altre aiuole, queste non curate da nessuno, che abbelliscono la stazione ferroviaria. Sono aiuole che nascono spontaneamente e che si trasformano in gettacarte. E che per la disposizione che è stata loro assegnata quando erano con alberi come quelli che ancora sono rimasti, rappresentano un vero e proprio corridoio di uscita dalla stazione, un tocco personale di immagine della città offerto da chi la città la ama, ma non sembra proprio con i fatti.